Pragmatismo. Io sono molto vicino a questa corrente, anche se eh, non la riesco a accettare del tutto. Forse non sono mai riuscito veramente a accettare pienamente una filosofia intera. La mia prospettiva è un po' come quella di Cicerone cletica. Ed è proprio per questa ragione che non riesco a come ha preteso qualcuno, non riesco ad esporre una filosofia senza eh, commentarla, senza renderla così eh, reale, concreta, quotidiana nella eh, vita, nell'esistenza nostra di ogni giorno. Allora, pragmatismo sì. prospettiva pragmatica, nel senso che eh, dobbiamo vedere anche i risultati della nostra opera, ma poi, eh, secondo me, è, è necessario qualche cos'altro. Anche il pragmatismo, come tante altre correnti prese e assolutizzate, eh, lasciano a desiderare, cioè lasciano degli spazi eh, vuoti, inspiegati, Inspiegabili. Proviamo un po' a iniziare, però permettetemi allo stesso tempo eh, di inserire di volta in volta eh, le mie riflessioni. E riflessioni vadate bene proprio nella prospettiva del pragmatismo, dell'attivismo, dell dello strumentalismo di Dewey, eh, e cui poi arriverò io in una seconda lezione. Eh, vedere proprio di eh, rendere questo eh, metodo perché poi è un metodo il pragmatismo ehm, operante, cioè qualsiasi tipo di filosofia ed è questo il pensiero del pragmatismo, come qualsiasi. Eh, ricerca scientifica, fisica, matematica, chimica, letteraria, eh, sociologica, psicologica, poi deve calarsi nel nostro quotidiano, nella nostra esperienza, altrimenti, se rimane esclusivamente un dotto confronto, non ha senso, non ha significato, è come andare a giocare a bocce. Il pragmatismo ci dice proprio questo. La uh, sapienza uh, fine a se stessa, uh, sganciata dalla quotidianità della vita, non ha senso. Vediamo un po'. Mentre per Locke, Hume Stuart Mill, Hume, Stuart Mill una proposizione può definirsi vera soltanto se gli elementi di cui risulta sono rintracciabili nell'esperienza, e con questo l'emperismo classico faceva riferimento ad un'esperienza passata, per il pragmatismo, invece, una verità è tale solo perché è suscettibile di uso nell'esperienza futura. Quindi, non basta, anzi, io dico: non basta, io. Ma il pragmatismo si pone in una posizione diametralmente opposta, nel senso che una verità è tale perché è proiettata nel futuro, perché può essere usata nella mia esperienza quotidiana. Ecco però che già io presento la mia prima critica. Io preferirei percorrere una via di mezzo tra il positivismo eh, tra il sì, positivismo e l'imperismo classico e il pragmatismo per me passato e futuro sono intimamente uniti infatti io ho detto se però una verità è suscettibile di uso in un'esperienza futura e solo perché è stata verificata in tante esperienze passate e solo quando l'esperienza futura è diventata passata posso definire con certezza la sua efficacia. Cioè, a me pare che molto spesso nella filosofia si passi da un estremo all'altro, come un po' capita nel quotidiano. Ecco perché la filosofia deve essere calata nel quotidiano. In ogni modo, l'attivismo, proprio perché, lo dice la stessa parola, attivismo, attività, è tutto proiettato verso il futuro. Attenzione a non confondere il pragmatismo dalla mia critica, io la mia critica l'ho scritta in, um, in, in maniera più, più piccola, no? e, e io mi permetto anche di procedere con la critica per le tante altre ragioni. Per, per la ragione del, di tante altre lezioni che ho espresso, laddove spesso gli, gli alunni stessi, quelli in Particolarmente più riflessivi, quelli che imparano la lezione eh, a memoria, specialmente eh, nelle lezioni di filosofia, ma anche in tutte le altre senza capirci nulla, senza proprio questa capacità di attualizzare non se le pongono i problemi. Ma l'alunno veramente riflessivo molto spesso si trova di fronte a delle teorie filosofiche che crede di non aver capito, in realtà ha capito benissimo, ma non riesce a eh, condividerne i principi e l'applicazione. Quindi è necessario proprio una critica di volta in volta da parte dell'insegnante perché si vedano di volta in volta i limiti della stessa teoria filosofica affinché non diventino degli scogli che non eh, permettono all'alunno di procedere o se procede in paramemoria senza senza acquisire invece una sufficiente capacità critica. La ricerca della verità, per i precedenti filosofi, ha sempre avuto di mira il raggiungimento di qualche cosa di certo, di assoluto, di già fatto. È il positivismo, se vi ricordate. È quella fiducia che il positivismo ha dato alla, alla scienza. La scienza ha avuto l'ultima parola. Le leggi scientifiche sono assolute. È un po' l'atteggiamento che eh, ha un certo scientismo oggi, laddove eh, se eh, non sono rispettate le leggi quali sono state identificate nella, nella fisica, nella chimica e in tutte le altre espressioni eh, scientifiche. Eh, il, lo scienziato più che scienziato il positivista lo scientista ti dice non è possibile ora il pragmatismo proprio perché prende in considerazione la realtà anche qui il pragmatismo per lo più è privo di metafisica respinge il determinismo cioè l'ordine della natura costante, cioè le leggi non subiscono eccezioni. Questo diceva il determinismo che era caratteristico del positivismo. Ma respinge anche l'universalismo, l'ordine della natura universale, cioè non vi sono fatti che non siano regolati da leggi. E respinge i residui metafisici, in sé indimostrabili attraverso l'esperienza scientifica. Eh, nel senso di affermare senza ombra di dubbio che la natura si è sistematicamente connessa e ordinata in tutti i suoi gradi quindi voi capite che eh, la prospettiva del pragmatismo è un empirismo radicale ma attenzione non è un pragmatismo eh, non è un empirismo radicale sterile è un empirismo radicale che pur eh, ritenendo che eh, l'ordine della natura potrebbe non essere universale, eh, che le leggi non sempre potrebbero essere costanti, tuttavia riconosce una certa uniformità eh, nella natura, nella storia, in base a questa un uniformità bisogna agire, perché siamo calati noi, in una particolare situazione e dobbiamo agire, non possiamo astenerci dall'azione. Perciò il pragmatismo non è un una filosofia, un sistema, quanto un metodo per risolvere gli eterni problemi dello spirito. Adesso è necessario per capire un po' il pragmatismo, eh, così partire da un po' lontano e dire due parole proprio su Emerson e eh, su Carlyle, che non sono di per sé dei pragmatici, infatti eh, vengono definiti in modi differenti. Emerson viene considerato da alcuni il padre del pragmatismo, ma dato che non lo possiamo ancora definire in modo preciso con questa parola, molti lo hanno definito proto-, espressione di un proto-pragmatismo, o addirittura dell'idealismo anglo-americano che in qualche modo si è rifatto all'idealismo tedesco. Filosofo, poeta, scrittore, il fatto che sia poeta e scrittore, vedremo, la dice lunga. Fu anche ministro della Chiesa Unitaria. E, riflettiamo un momentino, la Chiesa Unitaria è una Chiesa di origine eh, protestante, una, legge, una Chiesa riformata che a un certo punto nega l'esistenza. Della Trinità, quale era stata definita nel Concilio di Nicea e poi nel Concilio successivo, eh, abbandona la Chiesa unitaria perché secondo lui è legata a un passato inautentico. Quello che c'è scritto è il pensiero di Emerson, e eh, poi io dirò il mio. Non avrebbe affrontato i problemi attuali urgenti di una società quale era quella statunitense, per perdersi dietro a riti, dice lui, in onore dei cadaveri. Allora, non ha tutti i torti, non aveva tutti i torti Emerson. Riti in onore dei cadaveri. Perché? Perché le varie chiese, siano esse cattoliche, ortodosse o protestanti, spesso si sono incartapecorite. Si è dato spazio ai cadaveri, non allo spirito che aveva animato questi cadaveri. Ecco allora, secondo me, come è avvenuto spesso nella storia, la reazione. Tutto il protestantesimo è stata una reazione allo scandalo cattolico, ma dentro allo stesso protestantesimo poi ci si incarta per, per, per pecorisce, cioè ci si, si diventa, eh, ci si cristallizza quando invece la comunità cristiana dovrebbe essere una comunità viva. L'errore di Emerson, qual è stato, secondo me, in una prospettiva cristiana, visto che a me interessa anche questa, che invece di creare una nuova chiesa sarebbe stato suo compito rendere vivi questi cadaveri e eh, ritrovare in questi cadaveri lo spirito che li aveva animati, che era uno spirito di comunità cristiana e di servizio. E qui viene fuori tutto il mio pensiero a questo proposito legato alla comunità cristiana che immagino io. Emerson si, si rifà a questo Carlyle, filosofo storico scozzese, sostenitore dell'idealismo tedesco. Attenzione, qualcuno mi potrebbe dire, ma che cosa c'entra il pragmatismo con Emerson e con Carlyle? lo vediamo, eh? ravvisava l'intrinseca irrazionalità del finito, qui siamo legati eh, mani e piedi a Hegel, no? che ravvisa nella natura come antitesi no? dell'idea il eh, regno Dell'irrazionalità, ma se voi vi ricordate, andate poi a rivederlo. Se non vi ricordate, lì c'era proprio il problema. Cioè allora all'interno dello spirito c'è anche un aspetto irrazionale. Allo stesso tempo la sua inconsistenza o reale solo nella misura in cui può svelare e richiamare l'infinito, siamo in pieno idealismo tedesco eh? allora. Io, in qualche modo, affronto e valuto l'irrazionalità di questo mondo perché mi richiama ad una verità più profonda che è la verità dello spirito, che va al di là delle mie possibilità conoscitive, è il pensiero di Platone, eh? le cose di questo mondo ci permettono in qualche modo di recuperare una verità più profonda. Soltanto che là ci troviamo in pieno innatismo. Diventa critico implacabile della civiltà delle macchine e scrive un'opera importante, gli eroi. E qui cominciamo a capire perché Carlyle in una posizione quanto mai idealista, addirittura definita l'idealismo eh, americano, anglo-americano, possa in qualche modo eh, influenzare il pragmatismo. Io ho una rubrica nel mio sito dove parlo e presento degli, degli uomini la chiesa definito santi, delle donne che la chiesa ha definito sante, la cui vita, altro che eh, i teleromanzi o le sciocchezze eh, proiettate oggi dai cortometraggi o dai lungometraggi, è un'avventura, un'avventura a servizio però nella prospettiva cristiana del proprio prossimo, dove questi uomini e queste donne hanno fatto delle cose incredibili anche perché alcuni di loro sono vissuti 40-50 anni, 40-50 anni hanno rivoluzionato, hanno trascinato eh, dietro a sé eh, altri uomini, altre donne, hanno rivoluzionato una piccola fetta del nostro mondo. Ora voi capite che una prospettiva di questo genere è la prospettiva pragmatica, nel senso che io, io personalmente ritengo che se un pensiero è valido deve dare i suoi frutti, e con l'importanza anche di conoscere la storia. E in questa prospettiva si pone Carlyle: soltanto che la mia prospettiva era legata ai santi della nostra Chiesa. Per Carlyle, invece, c'è una prospettiva più ampia, e eh, quindi in quest'opera Gli Eroi. Eh, un po' alla maniera stoica, eh, scopre l'opera provvidenziale della potenza divina che si manifesta in gradi diversi in ogni cosa, fino agli uomini eccezionali, strumenti della provvidenza, grazie ai quali si compiono le opere più grandi di natura. Ecco, capite perché poi ispira il pragmatismo? Perché eh, fa dipendere la grandezza di una persona, del suo pensiero, della sua azione, dalle, dagli effetti della sua opera, un'opera che non ha effetti, un'opera eh, così cristallizzata eh, e priva di consistenza. C'è in un certo senso il disprezzo tipico dell'idealismo nei confronti delle scienze, la sicurezza delle scienze e delle matematiche di possedere la chiave che possa aprire ogni porta è puramente illusoria. Una eh, prospettiva anche questa adottata eh, con molta cautela dal pragmatismo. Cioè, scienze e matematiche sono importanti, però non hanno la chiave risolutiva per aprire ogni porta. Ecco qui una... La prospettiva mistica di Carlyle, che verrà poi ripresa da Emerson, in realtà l'universo è avvolto dal mistero, ci richiama eh, Pascal, è il mistico tempio dello spirito. La materia è solo l'incarnazione di un'idea ed esiste solo per lo spirito. Quindi una prospettiva eh, questa di Carlyle che eh, vive di diverse anime già Carlyle in qualche modo si potrebbe definire eclettico ma Emerson ancora di più perché con Emerson addirittura viene riproposto in un certo senso il neoplatonismo di Plotino anche Emerson infatti sulla stessa scia di Carlyle scrive gli uomini rappresentativi un'opera analoga attraverso i quali agisce una forza superiore. Attenzione, definita superanima, che altro non è che Dio. Il mondo è infine la più remota proiezione di Dio di cui fa parte anche il nostro corpo, che però ne differisce perché mentre esso è soggetto alla volontà dell'uomo, il mondo rivela un intrinseco ordine di serietà e perfezione. Vi ricordate, Plotino? L'uno l'intelletto, l'anima, il mondo, la materia. La materia diventa l'espressione ultima di questa sovrabbondanza divina che come dal, dalla vasca di una fontana trabocca e dà origine a tutto il resto in una... Eh, prospettiva discendente che dovrà poi essere recuperata in una ricerca dialettica alla maniera di Platone ascendente. Allora c'è un ordine nel mondo e noi dobbiamo seguire quest'ordine. Pensate, pensate quale eh, componente importante in questa filosofia legata in modo particolare a uno dei nostri Gravissimi problemi di oggi, il problema ecologico. Se ci allontaniamo dalla nostra casa, ci allontaniamo dalla natura e da Dio. Io ho scritto appunto di del platonismo e poi una visione decisamente panteista, abbastanza vicina a quella di Edigal, che era panologista. Ma non basta. Eh, non è panologista Emerson, anzi direi si avvicina in modo particolare a Schelling, laddove ci dice che per cogliere questa verità, filosofia e poesia sono e vengono identificate. Filosofia e poesia hanno il compito di scoprire lo spirito, di scoprire la verità, di arrivare all'anima del mondo, quell'anima del mondo che si rivela nell'uomo. L'unica legge per l'uomo, che è espressione di Dio stesso, e conformarsi alle leggi dell'etica espresse e materializzate negli assiomi della fisica. Vedete di nuovo, pur in una prospettiva eh, idealista, eh, come eh, si passa: ecco perché viene considerato eh, proto, fondatore del pragmatismo o protopragmatico, ad una prospettiva immanente. Cioè, noi viviamo in una particolare condizione. Questa condizione è espressa dalle conoscenze fisiche e matematiche. Questa, queste conoscenze fisiche e matematiche ci rivelano la natura, ma la natura si conosce attraverso l'opera dell'uomo e l'uomo si deve conformare a questi assiomi. Quindi la sua opera ha tutta una prospettiva e una direzione pragmatica. Non è il disprezzo, il disprezzo platonico che dice questo mondo è una pura e semplice eh, ombra delle idee. E sì, mi serve, ma poi lentamente devo salire per arrivare all'iperuranio. Non è un disprezzo neanche tipico di Hegel che considera la natura un po' come eh, la spazzatura dello spirito. È nella natura che bisogna operare, è seguendo queste leggi che bisogna eh, impegnarsi perché attraverso la natura si conosce lo spirito, si conosce l'anima del mondo, si conosce Dio. Questi sono i fondamenti pragmatici. Eh, che eh, ci fanno riconoscere in un certo senso da una parte in Carlisle, da una parte in Emerson, eh, quelle premesse che poi vedremo nella prossima lezione incarnate in Pers, no? e in James, per poi arrivare a Dewey.